Sono alla Fenice, un luogo che mi è profondamente caro, perché amo Venezia naturalmente, è tale una magia che non si può non amarla, e perché nell'88 vissi qui un'avventura meravigliosa che veramente non credevo mai mi capitasse nella vita, cioè cantai in un'operina di Donizetti Le convenienze e inconvenienze teatrali, fu un'esperienza magnifica. Con Leo Nucci, Adriana Anelli, un cast meraviglioso, la regia di Gregoretti. Quindi sono legatissima a questo teatro, ho molto sofferto per quello che è successo poi, incendi, distruzioni così. Insomma, è una cosa che ti rimane dentro, ti rimane nel cuore questo teatro, questo posto. Adesso mi ricapita di essere qui, non come spettatrice, ma come attrice, per un'idea. Che è nata l'anno scorso insieme a Paolo Restani, un grande pianista, un grande amico, un'idea curiosa che potremmo dire coniuga il sacro e il profano, se vogliamo così definirla, per onorare Verdi e il suo compleanno. E io mi sono inventata di raccontare a modo mio, come la signora mia, insomma, che molti ricordano, tre opere di Verdi, Traviata, Trovatore e Rigoletto, e Paolo Restani suona tre parafrasi di Liszt. Aida, Trovatore e Rigoletto. Ecco, questa è un'idea che ci è venuta in mente così per gioco un anno fa, adesso è diventata una realtà e oggi la presentiamo qui alla Fenice, sperando naturalmente che Verdi ne sia contento e la Fenice pure. Accenti. Saria per me sventura un serio amore? Beh, tutte noi quando ci piace qualcuno così ci abbiamo la vocina che dice sì, lascia perdere. Niente, non diamo retta, diamo sparate lei pure.